si sono aperte a Palazzo Lascaris con un convegno dal titolo Misure del cooperare i festeggiamenti per i 130 anni di LegaCoop. Alla fine del 1886 nasceva infatti a Milano la Federazione Nazionale delle Cooperative, diventata poi nel 1893 Lega Nazionale Cooperative e Mutue. Per celebrare l'anniversario anche una mostra allestita al Polo del Novecento di Torino che racconta la storia di questi 130 anni attraverso la scansione del metro che da oggetto di lavoro diventa metafora del tempo trascorso. Festeggiamo 130 anni, 130 anni penso che non si vivano per caso. L'abbiamo voluto fare in Piemonte perché la cooperazione piemontese ha dato molto al movimento cooperativo italiano, quindi è stato uno sviluppo che nel corso di questi decenni ha dato non solo al movimento cooperativo ovviamente, ma all'economia piemontese, all'economia italiana un grande sviluppo. Lo vogliamo fare con uno sguardo rivolto al futuro proprio perché dobbiamo anche rimarcare l'attualità della forma cooperativa che in questi anni si è comunque confermata, a cominciare dal fatto che anche in epoca di crisi come quella che stiamo vivendo, la cooperazione, le cooperative hanno addirittura, sia pure di poco, non solo mantenuto ma aumentato la loro occupazione. Questo è un bel segnale sicuramente per il futuro.